Allora, ben ritrovati. Dunque, iniziamo quindi a entrare un po' nel vivo nel tema della programmazione, perché l'argomento che inizia oggi è appunto, la programmazione di un elaboratore fatta con linguaggio più vicino al linguaggio macchina. Questa parte qui del corso è divisa in due parti, una prima parte in cui comunque diamo ancora, e lo facciamo oggi, delle informazioni teoriche importanti, e una seconda parte invece dove le applicheremo scrivendo il nostro primo programma in assembly. Noi non programmeremo in assembly ovviamente, poi vi spiegherò tutto perché, però come dicevo a dei colleghi vostri ieri, la programmazione in assembly, vederla, conoscerla, assaggiarla in qualche maniera è molto utile, perché si capisce cosa significa veramente programmare una CPU, un computer. Allora, direi bando alle ciance, iniziamo. Ricordo però brevemente, è l'argomento con cui ci siamo lasciati un po' frettolosamente ieri, e cioè l'architettura funzionale di un microprocessore. Ho scelto di non rappresentare quella di un generico microprocessore, come si trova su libri di testo, credo, ma come vi ho detto ieri, questa è proprio l'architettura funzionale della Intel, e cioè dei processori Pentium a seguire. L'unica cosa che c'è di diverso rispetto ai computer che forse avete acquistato negli ultimi anni voi, è che questa è un'architettura a 32 bit invece che a 64 bit. Ma i registri, questi di cui abbiamo parlato ieri, sono rimasti comunque a 32 bit. Quello che è diventato a 64 bit è il registro instruction pointer, perché lo spazio di indirizzamento di una macchina a 64 bit non è 2 alla 32, ma è 2 alla 64. Allora, io perché ve la faccio rivedere? Perché adesso andiamo a vedere esattamente come vengono usati questi registri dal microprocessore. Allora, questo era il richiamo, lo tolgo, ce l'avete un pochetto in mente, vi ricordo che i primi quattro registri lassù sono registri che vengono utilizzati per fare le operazioni aritmetiche. Questi qui servono per gestire i puntatori, ma lo vedremo più in là. Questi quattro servono per gestire lo stack, che vediamo oggi cos'è. E questi qui servono per gestire i segmenti codice, dati e stack. E questo qui è l'instruction pointer, le flag prima che abbiamo visto addirittura, penso, la settimana scorsa. Bene, allora, dunque, ogni CPU ha un proprio linguaggio di programmazione. Ogni microprocessore ha il suo linguaggio di programmazione, che si chiama linguaggio macchina. Cioè, sono le istruzioni che la CPU è in grado di eseguire e che sono state stabilite dai progettisti di quella CPU. Vi ho accennato ieri che le CPU della Intel, i microprocessori della Intel, sono detti architetture CISC, dove la prima C sta per complex, vuol dire che hanno veramente tante istruzioni a livello macchina, sono più di 200, più di 250. Le più importanti, le cominceremo a vedere oggi, ma noi ovviamente non andiamo a studiare il linguaggio macchina, perché? Prima perché dipende dal microprocessore e quindi sarebbe in qualche maniera un po' fatica sprecata se poi si passa a programmare un altro microprocessore. Secondo perché nessuno programma in linguaggio macchina, ovviamente. Linguaggio macchina lo si è abbandonato come linguaggio programmazione già agli albori della storia dell'informatica, in quanto che è un linguaggio fatto di 0 e 1 e non è comprensibile dagli esseri umani, perlomeno non è facilmente comprensibile, a meno che tu non sia l'ingegnere che l'ha progettato quella CPU. Non si fa così, non si usa il linguaggio macchina per programmare,
Allora, però per vedere esattamente come funziona il linguaggio macchina, noi ci appoggiamo su questo linguaggio, anzi questa famiglia di linguaggi che va sotto il nome di assembly, che è il linguaggio cosiddetto human readable, cioè leggibile dagli esseri umani, che è più vicino al linguaggio macchina. In pratica, come stiamo per vedere, l'assembly prende un'istruzione in linguaggio macchina e la rappresenta in maniera che una persona può vagamente capire che cosa fa, anzi vagamente, può capire cosa fa. Ogni istruzione a linguaggio macchina, di qualunque microprocessore, è fatta di due parti. Una prima parte che rappresenta il codice, e cioè è un codice interpretato direttamente dalla CPU, che corrisponde all'istruzione che la CPU deve eseguire, l'opcode. E poi, eventualmente, se questa istruzione si applica a dei dati e a degli operandi, e non è un'istruzione banale, come per esempio vai avanti di 1, ma ha degli operandi, per esempio somma due numeri. Questi sono in una seconda parte della istruzione e vengono detti dati oppure indirizzi della RAM. Per esempio, questa qui è una istruzione a linguaggio macchina del Pentium 00000111100000011. Ovviamente, cosa fa questa istruzione? Lo sa solamente chi è progettista della CPU. Non è comprensibile cosa faccia questa istruzione. Questa istruzione che cosa fa? Prende il contenuto del registro EAX, prende il contenuto del registro EBX, li somma bit a bit, come abbiamo visto la settimana scorsa, e il risultato lo mette in EAX e quindi sovrascrive EAX. Supponiamo che in EAX c'era scritto 32, in EBX c'era scritto in quel momento 23, e il risultato di questa istruzione è che in EAX ci sarà scritto 55. Letta così è assolutamente incomprensibile, e allora ci viene in aiuto l'assembly che la rappresenta in questa maniera. Add EAX, virgola, EBX. Quello che vedete è proprio codice. Questo è codice, quello sopra è codice macchina eseguibile. Questo è codice assembly. Non è eseguibile ovviamente dal calcolatore questo. Questi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caratteri asci. E ovviamente come tale il calcolatore non lo può eseguire, è come se fosse un file di testo, non è un file eseguibile questo, cioè non è parte di un file eseguibile, però ha il vantaggio che l'essere umano, cioè il programmatore, è in grado di capire cosa fa questa istruzione. E questa sarebbe la traduzione in assembly di quella lì, sono in corrispondenza 1 a 1. Quindi a cosa serve l'assembly? L'assembly serve a consentire a un programmatore di scrivere un programma in maniera decente, comprensibile. Dopodiché però bisognerà che quel programma, scritto in maniera piuttosto comprensibile, in ASCII, e quindi come un normale file di testo, venga tradotto in un file eseguibile. E questa traduzione non si fa ovviamente a mano, perché altrimenti a poco servirebbe. Sono stati fatti dei programmi, già 70 anni fa, per prendere un file di testo e trasformarlo nel corrispondente file eseguibile. Questi programmi, nel caso del linguaggio assembly, si chiamano assemblatori, assembler. Quindi, non fate la confusione che fanno tanti, anche i colleghi, di confondere l'assembler con l'assembly. L'assembly è il linguaggio,
L'assembler è l'assemblatore, cioè è un software, è un programma che prende un file di testo che contiene un programma in assembly scritto correttamente, senza errori, e lo traduce, se è scritto senza errori, se ce la fa, nel corrispondente linguaggio programma scritto in linguaggio macchina. Il programma scritto in linguaggio macchina sarà eseguibile dalla CPU. Quindi sostanzialmente il gioco è questo qui. Il programmatore scrive un file di testo, come se scrivesse un'email, però ovviamente deve conoscere il linguaggio, deve conoscere le istruzioni che l'assembly mette a disposizione. Poi chiama un programma che si chiama assemblatore e gli passa quel file di testo in input. E l'assemblatore produce in output un file che contiene pure una sequenza di byte, perché tutti i byte qua sono, eh? Però qui sono 1, 2, 3, abbiamo visto prima 12 byte in questa riga, e quella riga viene tradotta sostanzialmente in 2 byte, perché in questo caso è un'istruzione macchina a 2 byte. Le istruzioni macchina sono o a 1 byte solo, o a 2, o a 4, o a 8. Questo per il Pentium è così, ma anche per le ARM è così. Mentre invece il file di testo, ecco, questo è il concetto di assembly. Vediamo già che questa parte qui si chiama programma a livello sorgente. Questa parte qui invece si chiama programma eseguibile. Qui non ci sono passaggi intermedi, come vedremo fra un po' nel caso del C++, del C, c'è un passaggio in più intermedio. Qui non lo vediamo perché il linguaggio sorgente è talmente semplice, talmente primitivo, che non c'è bisogno di un passaggio intermedio che vedremo. Il concetto importante è capire che c'è una corrispondenza uno a uno fra istruzioni assembly e istruzioni a livello macchina. Ecco perché è interessante vedere l'assembly, perché è il linguaggio comprensibile ai programmatori, agli esseri umani, più vicino al linguaggio macchina. E quindi ci dà, perlomeno in questa fase che siamo studenti, stiamo cominciando a conoscere la materia, ci dà proprio il senso di come funziona un programma eseguibile. Allora, nelle istruzioni dell'assembly, che corrispondono, come ho detto, alle istruzioni a livello macchina, hanno degli operandi, e questi operandi possono essere di quattro tipi sostanzialmente. Possono essere o, come quella istruzione che abbiamo appena visto, dei nomi di registri. Per esempio, l'abbiamo appena visto, add EAX e BX. Add sarebbe l'opcode, il codice dell'operazione. EAX ed EBX sono gli argomenti. In questo caso gli argomenti sono nomi di due registri. Vi ricordo, questa operazione significa prendi il registro EAX, sovrascrivici. No, sovrascrivici. Somma il contenuto di AX a EBX e il risultato scrivilo sovrascrivendolo in EAX. EAX è il registro più importante di tutti. È quello che viene utilizzato per riportare il risultato delle operazioni. EBX, CX e DX servono per gli argomenti, gli altri argomenti delle operazioni. Oppure, l'istruzione potrebbe avere un codice operativo i cui argomenti sono indirizzi di memoria. Stiamo proprio entrando nel vivo, eh? Cioè, indirizzi di memoria vuol dire della RAM. Abbiamo parlato ieri della memoria principale. Il che significa che quell'operazione va a lavorare con dei byte
che non stanno dentro i registri della CPU, ma stanno sulla RAM. Chiaramente il risultato dell'operazione, per quanto velocissima, ma è molto più lenta dell'operazione fatta con i registri, perché la RAM è fuori dalla CPU e quindi ci vuole due ordini di grandezza di tempo in più per andare a prendere informazioni lì. La RAM, la velocità di accesso alla RAM è uno dei colli di bottiglia del... Non ha senso comprare una CPU a 4 giga se la RAM non ha una velocità di accesso che è in grado di stargli dietro. È come non ce l'ha. Lì c'ho scritto come offset. Perché? Perché dobbiamo ricordarci che il nostro programma, che faremo anche noi giovedì prossimo, non è l'unico programma che gira sulla CPU. Sulla CPU di un normale computer ci sono tanti processi che stanno andando. E quindi ciascuno di questi processi ci ha associato la sua parte della memoria. In particolare, a dire il vero, ce n'è tre. C'ha un segmento dati, c'ha un segmento, vi ricordate lo spazio virtuale, no? L'abbiamo visto ieri, è una sequenza indefinita, cioè una sequenza continua di locazioni di memoria da un byte, dalla prima che è l'indirizzo 0 all'ultima che è l'indirizzo FFFFFF. Dicevo, ogni processo quando parte, il sistema operativo, e tocca a parlare di cose che ancora non abbiamo parlato, ma lo farete, gli associa tre segmenti della memoria virtuale, dello spazio virtuale di memoria: uno per i suoi dati, uno per il suo codice e uno per lo stack. Ciascuno di questi segmenti inizierà un certo indirizzo. Beh, non esagerato. Cioè, il primo byte, la prima cella del segmento dati ha un suo indirizzo, la prima cella del segmento codice ha un suo indirizzo, la prima cella del segmento stack ha un altro indirizzo. Il sistema operativo, quando lancia un programma in esecuzione, va nei registri che abbiamo visto prima, nel registro CS, ci scrive l'indirizzo del codice. Quello che sto facendo io sulla lavagna lo fa il sistema operativo. Nel registro DS ci mette dove inizia il segmento dati e nel registro stack SS ci mette dove inizia il segmento stack. Allora, a questo punto, quando si va a prendere un dato dalla RAM, dalla memoria, l'indirizzo di quel dato non viene dato come un valore in assoluto, ma viene dato come valore in scostamento da dove inizia il segmento in cui quel byte sta. Cioè, se stiamo andando a leggere un byte di dati, troveremo un indirizzo calcolato come scostamento rispetto a questo indirizzo. Cioè, si darà, per esempio, non so, 00001 000 sarebbe 8, cioè sarebbe l'operazione che dice, non so, move
move, supponiamo 0,8 in esadecimale, la move ancora non l'ho fatta, ma la faccio fra un attimo. L'indirizzo è scritto come scostamento rispetto all'indirizzo del primo byte di quel segmento. Perché questo? Perché non può quel processo andare a prendere dei byte, delle informazioni, dati o istruzioni che fanno parte dei segmenti di altri processi. Allora, chi disciplina l'accesso alla memoria è il sistema operativo. A ogni processo gli dà il suo segmento, in maniera tale che lui sia costretto a muoversi dentro il suo segmento. Non può andare a prendere informazioni dai segmenti di altri. Fra l'altro, non può neanche andare a prendere come dati informazioni che stanno nel segmento codice o addirittura che stanno nel segmento stack suo. Cioè, ogni segmento ha la sua pertinenza. Quindi le informazioni sono, gli indirizzi sono dati come offset, scostamenti dall'indirizzo in cui inizia quel segmento di pertinenza. È un meccanismo che serve per proteggere la memoria perché venga usata in maniera corretta sia dal processo stesso, che non faccia confusione fra dati, codice e stack, e sia per impedire che un processo vada a scrivere o leggere la memoria di altri processi. È il concetto di offset. Quindi se a un certo punto c'è un indirizzo 8, non vuol dire che quella è l'ottavo byte di quei 4 gigabyte dello spazio della memoria virtuale. Quello è il byte all'indirizzo 8 del segmento assegnato a quel processo. L'indirizzo assoluto sarà ricostruito sommando, per esempio, se io devo andare a prendere l'istruzione che sta all'indirizzo 8, l'indirizzo vero sarà quello che sta scritto nel registro CS, che sarebbe dove inizia il segmento codice, più 8. Chiaro? L'indirizzo vero non è 8, l'indirizzo vero è CS più 8. Sarebbe l'istruzione che sta all'indirizzo 8 del segmento codice di io processo che sto essendo eseguito. Allora, grazie. Cosa succede se si dà un offset più grande? Si va in violazione di segmento, detto in italiano. Segmentation fault. È un errore che i programmatori possono fare. È il primo di tanti errori che il C è prono a fare, mentre ci sono linguaggi di programmazione che cercano di impedirti di fare questi errori. Segmentation fault è l'errore che dà un processo quando cerca di andare ad accedere ad una locazione di memoria che, se un dato è fuori dal segmento dati, se è un'istruzione di codice è fuori dal segmento codice, oppure potrebbe essere che ha riempito lo stack. Ancora però non ho detto cos'è lo stack, per cui questa informazione ancora non è comprensibile, l'ultima che ho dato. Grazie per la domanda. Ecco, allora, quindi, gli indirizzi sono dati come offset. Poi, la cosa più semplice, l'operando può essere scritto proprio dentro l'istruzione. Per esempio, questa istruzione qui, move EAX0034H. Ecco, questo è un altro modo, mettere l'H dopo, è un altro modo convenzionale che usa l'assembly per dire che quel numero è scritto in esadecimale. Vi avevo detto 0x anteporlo, sì, se usa. Questo è un altro modo, mettere l'H dopo. Allora, cosa significherebbe questa istruzione? Questa istruzione significa scrivi dentro EAX questo valore. Ovviamente questo è 0034, quindi scritto in esadecimale, e quindi sarebbero 8 bit a 0,
Quanto è grande AX? Quanto è grande AX? Quanto è grande AX? Abbiamo visto un attimo fa? 32 bit. E qui ce ne abbiamo 8 più 8 più 8 più 8, 32. 80, 80, qui c'è tutti 0 con 1, 1 e questo è tutti 0 con 1, 0, 0. Quello viene proprio scritto dentro AX. E l'ultimo tipo di operando è l'operando implicito. Per esempio, incrementa ECX, si intende che l'incremento è di 1. Allora 1 non si scrive, è un operando implicito. È implicito dentro il codice incrementa. Incrementa significa di 1, per default, si usa questo default di 1. E quindi questo registro qui c'aveva un valore, adesso dopo questa istruzione ci avrà lo stesso valore più 1. L'istruzione più utilizzata di tutte nella programmazione è la move. A cosa serve? E serve a caricare di un qualche valore i registri, come in questo caso. Oppure serve per trasferire informazione dalla CPU alla RAM e dalla RAM alla CPU. Vi ricordate che CPU e RAM sono unite da un bus, un bus ad alta velocità? Questa è l'istruzione macchina, cioè questa è l'istruzione assembly, che viene tradotta in una corrispettiva istruzione macchina di microprocessore, la quale sottende per esempio il trasferimento di informazione fra memoria, RAM e CPU e fra CPU e RAM. Perché qua destinazione potrebbe essere un registro EAX e questo potrebbe essere un indirizzo della RAM. In tal caso l'effetto di questa istruzione è che l'informazione che sta a quell'indirizzo della memoria viene copiata dentro il registro che è nominato qui. Viceversa, questo potrebbe essere un indirizzo della RAM e questo potrebbe essere il nome di un registro della CPU. Si avrebbe l'effetto opposto, cioè che ciò che sta scritto in quel registro della CPU viene copiato dentro quella cella della RAM che sta a quell'indirizzo. Quindi questa è l'istruzione che fa fluire i byte dalla CPU alla RAM e dalla RAM alla CPU. Per questo è la più utilizzata di tutte. Adesso vediamo alcune istruzioni, quella che abbiamo appena vista e altre che sono di uso frequentissimo. E vi chiedo, per ognuna, ne vediamo 5-6, che cosa fa? Che cosa fa questa? Allora è move EAX, virgola, 3. 3. Che è 3? Cos'è? Un indirizzo o un valore? Ci volete ragionare un po'? Qui c'era scritto H perché era in esadecimale. Qui l'H non c'è. Quindi è in decimale. Allora, in effetti voi non ci potete arrivare da soli. Quello non può essere un indirizzo, perché un indirizzo non può
il programmatore saperlo esattamente qual è, in quanto che gli indirizzi veri li stabilirà l'assemblatore e anzi alla fine li stabilirà il sistema operativo quando caricherà il programma in memoria. Gli indirizzi, lo vediamo fra un attimo, dentro un programma assembly non sono mai scritti con un valore preciso. Perché il programmatore non può sapere esattamente quale sarà l'indirizzo della RAM in cui sarà caricato il suo programma o quel valore. Questo lo saprà, questo lo può stabilire solamente il sistema operativo, quando sarà caricato. Se vedete un operando, come in questo caso, messo in maniera esplicita, quello è sicuramente un operando immediato, cioè un valore. Quindi aveva ragione chi diceva un valore. Il fatto che non c'è l'H significa che è espresso in decimale. Ma sostanzialmente il risultato di questa operazione è scrivere 3 dentro la X. Non c'è ambiguità, perché come si rappresentano gli indirizzi lo vediamo fra 5 minuti. Seguitemi che il tutto sarà chiaro fra pochi minuti. Andiamo avanti con questo esercizietto. Che fa questa istruzione? Cosa fa? Trasferisce copia perché rimane anche dove stava, ovviamente, non è che viene spostato. Quindi viene copiato il contenuto di AX in BX. E che cosa sono AX e BX? Sono due registri. Sono per l'esattezza due registri a 16 bit. AX è parte di EAX, sono i 16 bit meno significativi, e BX è parte di EBX, sono i 16 bit meno significativi di EBX. Quindi in pratica l'effetto di questa istruzione è, come erano i 16 bit meno significativi di AX? In un certo modo. Dopo questa istruzione, esattamente nello stesso modo saranno i 16 bit meno significativi di EBX. Viene copiato il valore. Che fa questa? Poi giovedì facciamo un programma proprio. Adesso è un allenamento per fare programma. Che fa? Aiutatemi, eh. Sì, siete quelle che mi sono arrivate, sono tutte d'accordo. Si prende AX e gli si aggiunge 4. Cioè si sovrascrive il valore di AX con un altro valore, che è quello che c'era prima, più 4. In che? In binario no. In esadecimale o in decimale? Che poi è lo stesso, perché è 4, chiedo scusa, quindi comunque sarebbe stato lo stesso valore. Questa che fa? Che dite? Ma arrivano voci confuse, non ancora non sono riuscito a capire. Si prende il valore di questo registro. Che registro è questo? Questi sono. Esatto. Questi sono. Sono gli 8 bit più significativi di AX. AX è 16 bit, sono gli 8 bit più alti e vengono aggiunti agli 8 bit meno significativi e
risultato viene scritto dentro questo registro qui. Quindi AL diventa AL più H. Sub, che farà sub? So se è chiaro a cosa serve l'assembly. Non l'avete mai visto, avete già capito cosa fa. Si prende il registro BX e gli si toglie 2. 2 o 10? 10. Perché 10? Perché se non c'è scritto niente è decimale. Perché giustamente l'assembly non è scritto per la macchina, è scritto per gli esseri umani. E noi ci abbiamo in mente il decimale, ovviamente. Se non è il decimale, bisogna che ci si metta un H qui, sarebbe esadecimale, o una B, sarebbe binario. E questo, siamo arrivati alla fine. Che fa? Prende sto registro, gli sottrae il valore di quest'altro e il risultato lo rimette in questo registro qui. Dai, non è difficile l'informatica, no? Informatica, se la conosci non ti uccide. Inc e CX, che significa? Incrementa di 1 il valore del registro. E DEC sarebbe decrementa di 1. Oh, dai. Un'operazione tipo inc dentro di sé in realtà c'ha più operazioni. Perché? Inc fondamentalmente è un add che dentro di sé c'ha un numa. No, perché non va nella memoria. L'1 è sottinteso. No. È un'operazione a livello macchina proprio. Il microprocessore ha un'operazione che prende un registro, vede che il valore va sull'ultimo bit e toglie 1 automaticamente, senza andare sulla RAM. Questa è un'operazione che ci mette un miliardesimo di secondo, non un milionesimo, a farla. Cioè veramente c'ha la velocità di un colpo di clock. Se c'è un clock a 1 giga ci mette un miliardesimo di secondo. A che cosa serve incrementare o decrementare di 1? Serve per contare. L'operazione di contare quante volte è un'operazione che il microprocessore la fa in maniera strabiliantemente veloce. Bene. Un'altra domanda. Penso in un registro ci sia un numero in base di 2 e lì sottraiamo un numero in base 10 come un po' di tutto. Mi siete fatto una domanda, ti ringrazio, che mi fa capire che appunto io do delle cose per scontato, ma in realtà la domanda è: cosa succede se io ho un registro dove c'è un numero in base 2, sottraggo un numero in base 10? Allora, i numeri in base 10 non esistono. Cioè io lo scrivo in assembly, come poi questo non è un numero, questo sono due cifre, asci. È l'asci che rappresenta l'1 e l'asci che rappresenta lo 0, non è un numero. Se fosse un numero e fosse un intero, dovrebbe essere espresso in complemento a 2 e su 4 byte, ma niente di tutto ciò. Quello che vedete qui è una S, una U minuscola, una B, uno spazio. Poi quando si arriva qui, questo è l'asci 1, non il numero 1, e questo è l'asci 0. Non esistono numeri qui in assembly, non esistono numeri, esistono le cifre che rappresentano i numeri. Il compilatore, se non trova B qui, capisce che quello è il numero 10 e lo rappresenterà in complemento a 2. Se ci metti la B, capisce che è il 2 e lo rappresenterà in complemento a 2. Se c'è la H,
capirà che è 16 e lo rappresenterà in complemento a 2. Non so se ho risposto. Ok. Altre domande? Se non abbiamo altre domande, adesso dico che non è vero che c'è una corrispondenza 1 a 1 fra istruzioni assembly e istruzioni macchina. Però sì, è vero. Però non è vero. Allora, è vero o non è vero? È vero, ma ci sono delle istruzioni che istruzioni non sono, che si chiamano direttive, le quali non vengono tradotte in linguaggio macchina. Di che cosa stiamo a parlare? Dentro il file di testo che contiene il codice assembly, lo vedete il file di testo che contiene il codice assembly? Lo vedete con la fantasia? Beh, all'inizio e anche dopo ci possono stare delle direttive. Sono delle istruzioni, sembrano istruzioni, ma in realtà hanno un nome predefinito. Qualche volta iniziano con il simbolo percentuale, ma comunque l'assemblatore capisce che quello è una indicazione che viene data a lui, all'assemblatore, per dirgli comportati così, comportati colà. Lui sa che questa non è una istruzione che deve tradurre il linguaggio macchina, ma è un'istruzione che viene data a lui per fare certe cose. Mentre move, add, sub, inc le deve tradurre nelle corrispettive istruzioni del linguaggio macchina, la define che vedete lì, per esempio, è una cosa che viene detta a lui perché lui gestisca questa cosa che gli viene detta, è un messaggio rivolto a lui, all'assemblatore, al software che deve fare la traduzione. Non so se è chiaro. Il software deve fare la traduzione, di alcune deve fare la traduzione, altre istruzioni invece le deve interpretare come delle cose che sono state dette a lui per dire fai questo, fai quest'altro. E ci sono direttive, adesso le vediamo, due sono fondamentali, questa non è importante, questa è la define, tra l'altro ci sta pure nel C. Che cosa dice questa? È un esempio. Dice, che dice questa qua? Dice dimensione 100. Oh, il punto e virgola che vedete qui è segno che da quel momento in poi inizia un commento. Cosa sono i commenti? Nei programmi a livello sorgente ci stanno le istruzioni che devono essere tradotte, ci stanno le direttive che non devono essere tradotte, sono direttive per l'assemblatore o il compilatore, più ci stanno altre cose che servono per i programmatori che dovranno leggere quel programma. Sono messaggi che il programmatore che ha scritto il programma manda al programmatore che lo leggerà, che può essere anche lui stesso quando lo rilegge per capire che cosa aveva scritto. Si chiamano commenti e ovviamente l'assemblatore, e fra un po' vedete in C anche si chiamerà compilatore, il compilatore li ignora. Nel caso dell'assembly, l'assemblatore ignora tutto ciò che c'è dal punto e virgola compreso a destra fino al fine linea. Allora, se voi avete per esempio un'istruzione, una direttiva, poi ci mettete punto e virgola qualche cosa, quel qualche cosa che scrivete è un messaggio per voi stessi, scrivete in italiano o in inglese, o per chiunque altro dovrà leggere quel programma per capire cosa fa quell'istruzione o quella direttiva. Questa direttiva qua dice al compilatore, questa riga, dice all'assemblatore, ecco, mi sono confuso perché l'assemblatore del C si chiama compilatore. Dice all'assemblatore, assemblatore, ogni volta che nel resto del file di testo tu trovi una D maiuscola attaccata a una I maiuscola, attaccata a una M maiuscola e così via fino a questa E maiuscola, trova e sostituisci, come si fa sui file di testo, trova e sostituisci, trova dimensione e ogni volta che trovi dimensione cancellala e al posto di dimensione scrivici 100. Facile, no? A che cosa serve questo?
serve per gli esseri umani, perché il programmatore poteva anche scrivere 100, 100, 100, 100, 100 ogni volta che gli serviva sto 100. Però letto così il codice, cioè se tu scrivi 100, 100, 100, 100, 100 e io lo devo leggere, io dico chi è sto 100? Non capisco cos'è. Se io invece metto una define e dico dimensione 100 e poi tu non mi scrivi 100, 100, 100, 100, ma mi scrivi dimensione, 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 io ogni volta che nel tuo codice leggo dimensione, dimensione mi fa capire qualcosa. Forse è la dimensione, non so, sarà la dimensione del lato di un quadrato, non lo so, a seconda di quello che stiamo a fare. Io dimensione capisco che cos'è, 100 no. Allora, scrivici dimensione, però all'inizio ci metti una bella define, dici assemblatore, quando che vai a assemblare? Prima di assemblarlo, sostituisci, ogni volta che trovi dimensione, sostituisci 100 e poi assemblalo. C'è un preassemblatore che mi cancella ogni occorrenza di dimensione e me la sostituisce con 100. Banale, come un text editor che cambia dimensione con... E questa, la prima utilità è una comprensione del testo, perché io 100 non so cos'è, dimensione lo posso capire che cos'è. Ma c'è una seconda utilità molto maggiore, parimenti uguale. Cambiare tutto in un colpo solo. Supponiamo che io ho fatto un programma che ragiona con un quadrato di lato 100. Poi a un certo punto, no, devo fare lo stesso con un quadrato di lato 200. E supponiamo che sto 100 mi compare 50 volte dentro il codice. Io dovrei andare ogni volta a ricercare il 100 e cambiarlo e farlo diventare 200. 50 volte significa che te sbagli sicuro. Perché non tutti i 100 devi cambiare, alcuni 100 li devi cambiare, altri no, altri sono 100 di un'altra roba. Se tu hai fatto la define così, l'unica cosa che devi cambiare è questa riga. Vai in questa riga, define, invece che 100 ci scrivi 200 e automaticamente l'assemblatore, quando assemblerà, il preassemblatore, sostituirà ogni dimensione con 200 invece che con 100, tutto qua. Ma vabbè, questa era una direttiva utile, però non come quelle che vi sto per spiegare adesso, che sono invece fondamentali. Questa che c'è sotto non c'entra niente, è in istruzione. Le direttive più importanti, ne vedremo anche altre, ma queste altre le vedremo con il C++. Quelle che invece sono fondamentali sono queste due. Servono, sono due direttive che dicono all'assemblatore che deve andare nel segmento, deve predisporre il codice macchina in maniera tale che si vada nel segmento dati e si cominci ad allocare memoria per ospitare i dati che il programma dovrà elaborare. Quelle che poi in C chiameremo variabili. Adesso in assembly, l'assembly è talmente primitivo che non possiamo neanche parlare di variabili. Forse avrete sentito parlare di variabili e costanti, qualcuno l'ha già usato perché avete già programmato. Le state vedendo a livello macchina. Questo è proprio quello che c'è dietro le quinte del concetto di variabile e di costante. Cioè, che cos'è? Abbiamo due parole chiave, res e d. Res x, d x, perché quell'x può essere b, w, d, q o t. Che cosa significa res e che cosa significa d? Res significa alloca spazio in memoria per un valore che fra un po' ti dirò qual è, però per il momento prenota quei byte per metterci dentro un certo valore. Non ci mettere niente al momento perché non so adesso quale sarà il valore. Questo significa una definizione di variabile, se fossimo in C, non inizializzata.
riservo spazio in memoria per un dato, lo vedremo appena facciamo il programma, facciamo proprio un programma che fa uso di queste parole, ma non c'è andare a scrivere niente di particolare. Cioè sostanzialmente significa vai sul segmento dati, ecco il primo byte, per esempio se io res bo, riserva un byte, ecco questo qui è prenotato. Se è res d, con la, scusate, se è res v, è w, è una word, d una double word. Quindi sono 4 byte, Q quad word sono 8 byte, T sono 10 byte. Prenotali. Cosa succede secondo voi se li prenoto e non inizializzo? Che valore ci sarà scritto qui? Questa è una cosa importantina, eh? La ritroveremo anche in C. Se io riservo spazio in memoria, ragioniamo, stiamo ragionando. Se io riservo spazio in memoria e non ci scrivo niente dentro al momento, dopo che l'ho riservato, ancora non c'è scritto niente dentro, l'ho solo prenotato, che valore ci sarà dentro? Qualcuno dice 0, qualcuno dice qualcosa di casuale. E su questo bisogna che ci ragioniamo un attimo. Secondo voi, cos'è più ragionevole? Oh, qui ripeto, è tutta roba fatta da noi esseri umani. C'è qualcuno prima di noi che ha stabilito queste cose. Qual è la cosa più ragionevole? Che ci sia qualcosa di casuale o che ci sia zero dentro? Allora, lui, le posizioni erano chiare, zero e casuale. Lui sta cominciando a fare l'avvocato. Che dici? Lui dice, io l'ho prenotati, mica che lo ce l'ho scritti. Non ci ho scritto niente, quindi, e quindi ci sarà qualcosa di casuale. Lui dice zero perché lui non gli piace il caso. La casualità. Come non piace agli ingegneri, perché la casualità è una roba che sta male nell'informatica. Io avrei preferito che fossero tutti zero, perché questo avrebbe causato molti meno problemi all'informatica. Perché tanti vostri colleghi, anche programmatori blasonati, scrivono questo. In C scrivono int i e questo riserverà spazio in memoria per una variabile che si chiama i e poi scrivono if i uguale 4 perché gli sta in mente che se i fosse 4 deve fare una certa cosa, ma si sono dimenticati, anzi a volte fanno anche così, perché pensano che averla definita significa aver messo a zero il valore, ma invece purtroppo non è così. Definire una variabile in C equivale in assembly a scrivere res, in questo caso di. E cioè vengono riservati 4 byte senza che ci sia scritto niente. E il risultato è che dentro c'è scritto qualcosa di casuale. Il vantaggio di questo modo di fare è che non si perde tempo a cancellare. Se ci avessimo messo zeri, avremmo dovuto sostanzialmente fare questo. Definire una variabile e metterla a zero.
Ma questo ci avrebbe fatto questa operazione qui, ci fa perdere tempo. Quindi, che cosa conviene fare? Conviene pensare che tutto rimane, no, bisogna pensare che è tutto casuale. Ricordatevi la morale qual è? È che le variabili, ma lo ricorderemo quando faremo il C, devono essere sempre inizializzate prima di utilizzarle, perché altrimenti hanno un valore casuale. Però è anche vero che normalmente questo valore casuale è zero, perché se quei byte non erano stati usati prima da un altro processo, probabilmente stanno ancora come stavano quando si è acceso il computer. E quando si accende il computer, quelle celle della RAM stanno a zero, tutti i bit a zero. B, invece, è la parola chiave che serve per allocare memoria e inizializzarla. Se io scrivo DB, riservo un byte, per esempio qui, però devo anche scriverci il valore. Adesso facciamo, un esercizio fra un po' e poi facciamo la pausa. Qui io vi pongo la domanda più importante. Queste due istruzioni allocano spazio in memoria per ospitare dei dati. La prima non inizializza, la seconda inizializza. Vediamo fra un attimo come. Ma prima di vedere come, la domanda fondamentale è dove? Perché va bene che abbiamo il segmento dati, eccolo qua. Però questo è grande. Almeno dipende, 16 megabyte, ma anche di più, anche di più. E quindi bisogna capire dove andare a mettere questi dati. Cioè dobbiamo sapere a che indirizzo metterli. Vi ricordo che ogni cella della RAM ha un indirizzo su 30, 32 bit o su 64. E quindi bisogna sapere l'indirizzo della RAM dove andare a mettersi i dati. Siccome il programmatore non può sapere dove sarà caricato il programma quando partirà, c'è bisogno di un segnaposto per gli indirizzi nei file di testo. Questo segnaposto sono le etichette. Per esempio, se io scrivo L1DB0, quello che vedete è codice assembly. Lo potete tranquillamente scrivere e assemblare. L1, ho scritto L1, ma ci potevo scrivere Topolino, quello che mi pare. Sarebbe stata una etichetta, si chiamano così, label in inglese, che sta per un indirizzo che io adesso non so qual è, ma l'assemblatore dopo saprà gestirlo. Io dico. Con quella istruzione su, io dico riserva un byte, perché c'è una B dopo la D, all'indirizzo L1 e scrivici dentro il valore 0. Quello che succede è questo, che se io ho il segmento dati così, e inizia qua il segmento dati, l'effetto di quella istruzione è che se è la prima, si va all'indirizzo L1 e ci si scrive 0 su un byte solo. Che fa questa? Facciamo questo esercizio e poi facciamo la pausa. Allora, ad un altro indirizzo, L2,
vai a riservare spazio per una Word e scrivici dentro 1000. Anzi, siccome adesso io sto un po', non c'è nient'altro, quello è 1000, non è, è proprio 1000. E quindi si va all'indirizzo L2 e si riservano 2 byte, e su questi 2 byte ci si scrive 1000 in complemento a 2, ovviamente. E dove sta L2? Nel prossimo libro. Se l'ho scritto dopo quella, cioè se quello è proprio un pezzo di codice, come lo sto scrivendo, L2 sarebbe il primo byte libero dopo l'allocazione precedente. Cioè sono scritti, allocati in sequenza. Non lo so qual, dov'è, ma so che è uno dopo quell'altro. Se so dove è il primo, so dove sono tutti. E chi sviluppa software è malware, cioè i virus, gioca molto su queste cose. Che cosa fa questa? Scrive un byte a L3 e ci scrive quel byte lì, però 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono solo 6 bit, ce ne mancano 2, ci metterà 2 zeri prima, sarà 00, 11, 01, 01. Questa fa lo stesso con il numero. Che byte è quello? Chi è che me lo dice che byte è? Dai, comincio a conoscere, poi mi prendo pure i nominativi. Sì, no, no, ma sequenza di bit. 0001. Bravo. 0001 è il primo 1 e poi 0010. Il byte è quello. Ok, questa è una double word, 4 byte, è in esadecimale. Ho detto 4 byte? Sì, è vero, però quelli sono solo 4 byte. Va bene, questo invece che cosa fa? Che cos'è quell'uno? Allora, qui era l'inizializzazione, questo non inizializza e quindi non può essere l'inizializzazione. Ma che sarà quindi? O lo ignora, come intelligentemente stava dicendo lui, ma in realtà non la ignora, perché più intelligentemente sarebbe quante volte deve fare questa operazione? Una sola volta. Riserva un byte e basta. Se ne dovevi riservare 1000, invece che scrivere 1000 volte rest un byte, ci avresti scritto qui 1000, e allora per 1000 volte avrebbe riservato un byte. Questa? Questo è tutto codice, eh? Esempi. Questo è riserva l'indirizzo L7, un byte, e scrivici dentro il codice ASCII della A maiuscola. Questa? C'è già scritto. Grazie. Allora, significa la stessa cosa.
perché a differenza del C, l'assembly non distingue fra doppi apici ed apici. Questa qui definisce 4 byte e il primo lo mette a 0, poi subito dopo ce n'è un altro che lo mette a 1, poi uno che lo mette a 2 e un altro lo mette a 3, tutto sulla stessa riga di codice. Adesso vi lascio, prima dell'intervallo, con un concetto importantissimo dell'informatica, le stringhe. Le vediamo dall'assembly, poi facciamo la pausa. Quella che vedete qui è un'allocazione in memoria all'indirizzo L10 di un byte per la P, per il codice ASCII della P, uno per la I, un altro per la P, un altro per la P e un altro per la O, poi un altro per questo coso, che è 0, non è 0, è 0. Che cos'è questo? È O? O, 0, O? Non è né O né 0. Che è? È niente. Il nulla. E quando abbiamo fatto l'ASCII il primo giorno, era il byte, il codice che stava in alto a sinistra, cioè quello fatto da tutti 0, che non è lo spazio, non è, no, ovviamente, non è neanche lo 0, la cifra 0. La cifra 0 c'ha un altro, non c'è l'apice. Se fosse stato lo 0 ci avrei dovuto mettere l'apice. Ma perché quello lì è... Bravo! Hai ragione, quello lassù non è lo 0, quello lassù è il byte con tutti 0, non è la cifra 0. Sono stato troppo superficiale io. Grazie. Questo qui è il byte nullo, che non si capisce a cosa serve, e invece c'ha un'utilità, si potrebbe non capire a cosa serve, invece c'è un'utilità grandissima, perché è il carattere di terminazione di stringa. Che cos'è una stringa? Una stringa è in memoria una sequenza di caratteri finita da un byte i cui bit sono tutti a 0. Il byte nullo serve per dire che tutti i byte che lo precedono erano una stringa, cioè una parola in ASCII, e che la parola finisce lì, dove c'è lui. Quindi questa qui è, vista dall'assembly, l'allocazione di una stringa in memoria equivale a quest'altra istruzione, che è la stessa. Queste due righe di codice fanno esattamente la stessa cosa. A parte il fatto che la seconda lo fa all'indirizzo L11. Ma sopra un byte significa un byte per ogni lettera, giusto? Sì. Fa la stessa identica cosa, è l'assemblatore che è abbastanza smart, sì. Va bene, allora ho detto, le altre sono poco importanti, ho detto che facevo la pausa e la faccio, un quarto d'ora di pausa, un poco più, e poi riprendiamo.